Sono tornato, è un film di immaginazione. Un personaggio che si chiama Benito Mussolini appare a Piazza Vittorio nella Porta Magica, cioè è un posto dove si può passare dal di qua al di là. E appare mentre il signor Canaletti sta facendo, diciamo, una ripresa, un documentario su dei bambini, e questo innesca una storia. Cioè, il signor Mussolini gira per Roma e vede una Roma che non riconosce. Canaletti lo scopre e, visto che è un documentarista fallito, dice: c'è questo che imita, secondo lui non sa che è il vero Mussolini, perfettamente Mussolini, lo porta in giro e fa questo documentario dove intervistiamo veri italiani e li facciamo parlare con Mussolini. Mussolini torna al giorno d'oggi e la società risponde al suo ritorno. Che succede? Si vede nel film. Mussolini ha a che fare con molte persone, con la nuova tecnologia, con cose che non conosce, ma viene portato in una trasmissione televisiva e, cosa molto più importante, si capisce il suo rapporto con i media, da cui viene anche assorbito. Teniamo conto che la propaganda l'ha inventata Mussolini, e come un signore che è inventore della propaganda in realtà ne rimane vittima. Penso che le polemiche, se ci saranno, le farà soprattutto chi non ha visto il film, perché molto spesso chi fa polemica non vede esattamente che cosa raccontiamo nel film. Sono sereno su chi andrà a vedere il film, non avrà molto da dire. Il film non prende mai una posizione netta, più che altro critica, ma lo fa in un modo intelligente, difficilmente criticabile. Se un film spostasse il voto delle persone o la voglia di assolutismo, sarebbe veramente drammatico. Un film può far pensare, non ha una responsabilità sulla costruzione culturale di un paese. Quello che esce da questo film e dalle interviste che sono state fatte, perché nel film ci sono delle interviste, ci sono quasi delle candid camera, è un paese completamente analfabeta, è un paese estremamente ignorante che parla di cose che non conosce. E ne parla con molta cattiveria, ne parla con odio, ributtando, per esempio, davanti a un personaggio vestito da Mussolini, capito? Si dimentica che è un attore e ne parla direttamente come se fosse Mussolini. Antropologicamente andrebbe studiato il perché di questo. Secondo me il film non sposta un'opinione, non ti dà delle risposte, però ti fa fare molte domande. Questo è importante, perché l'introspezione è una delle cose migliori quando si vuole progredire. Si parte dall'empatia, si parte da io cosa farei, io. Questo fa il film, secondo me. Rispetto al fatto che abbiamo due provenienze assolutamente diverse, secondo me questa definizione è già un po' così, perché secondo me Massimo proviene da una cosa, io sto ancora arrivando, quindi non provengo da nessuna parte. Ero partito che temevo il progetto, perché non è una cosa puramente comica a cui sono più abituato, e poi temevo un po' Massimo, perché appunto era sto però poi si è trovata una grande sintonia, secondo me, anche uno scambio di opinioni, idee. Sul set improvvisavamo pure, ci scambiavamo idee, quindi io ho imparato tantissimo e sono felicissimo di questo incontro. Io non avrei potuto fare Mussolini senza Frank, perché con questa contrapposizione, questa coppia esalta sia l'uno che l'altro. Ci siamo aiutati a vicenda nel set, ma ci aiutiamo a vicenda nel risultato del film. La nostra provenienza diversa, che non vuol dire professionalità diversa, attenzione, Frank è un iperprofessionista, come sono io iperprofessionista in un'altra cosa, ci ha unito, cioè ci siamo nel film, siamo la forza del film. Credo.